grande attore francese scomparso, Louis Jouvet, diceva che tutto il teatro non è che amicizia. Sono qui per amicizia nei confronti di Don Domenico che ho conosciuto e per amicizia nei confronti di tutte le persone che meritano di recepire un messaggio importante come quello di Dickens. E poi sono anni che io porto avanti un discorso di teatro impegnato, nel senso un teatro che serva, che aiuti la gente a riflettere, non solo un divertimento. E il teatro deve andare ovunque, il teatro non può avere barriere, non può avere riferimenti di serie A o serie B. Quindi ci sono luoghi differenti con diversità di pubblico ad ascoltarti, dalle scuole alle vecchiette della parrocchia, alle signore impellecciate del Teatro Argentina, ai giovani universitari. Il teatro deve essere dovunque, perché l'arte deve essere dovunque, perché l'arte è spazio di condivisione, spazio di riflessione, spazio di rivoluzione. E quindi uno spettacolo come quello di stasera, perché non andare, ovviamente, con i tempi di una tournée che qua e là ha degli spazi liberi, allora ho detto a Domenico, in quel giorno in cui sarei a riposo, invece di riposare, vengo da te perché comunque il motore è acceso, sta girando, quindi una data in più mi dà solo soddisfazione e piacere. E perché mi piace la scommessa veramente di questo teatro che va ovunque, senza barriere, senza riferimenti, senza che ci sia per forza una base culturale o letteraria. Il teatro è un'emozione che arriva e penso che stasera qualche cosa sia arrivata. Sicuramente nelle grandi opere d'arte, nei grandi scrittori, c'è sempre qualcosa di universale che si va a toccare. Ecco perché ancora oggi Shakespeare ha un senso, come ha un senso Sofocle o il teatro classico, altrimenti ogni opera sarebbe solamente consumata in pochi anni. Tant'è che le vere opere d'arte sono quelle che rimangono nel tempo, mentre invece quelle che svaniscono, magari hanno successo lì per lì. Prendiamo i nostri cantanti pop che spopolano per una stagione, poi non se ne sentirà più parlare, mentre invece di Lucio Battisti o di Fabrizio De André ancora cantiamo le canzoni e le canteremo sempre, no? E allora ecco, è un po' questo il discorso. È vero, è stato scritto nel 1843 e apparentemente è un'epoca così distante dalla nostra, ma gli universali che ha saputo toccare Dickens sono gli universali della solidarietà, dell'indifferenza, della solitudine, della corsa per il guadagno, della mancanza di attenzione verso il prossimo. E queste sono cose che purtroppo rimarranno trasversalmente nei secoli. Il fatto che non sia cambiato niente, tranne un po' di tecnologia in più, questo è un po' triste. L'idea che quelle parole, come tu dicevi, suonino ancora attuali, ci deve far riflettere molto. Questo progresso dove ci ha portato? Tutto quello che di bello questa civiltà sembra averci dato, però poi non rende più felice la vita di molte persone e quindi mutano un po' i tempi, mutano i costumi, gli abiti, il modo di parlare, ma fondamentalmente anche questa indifferenza da parte dei pochi che detengono il potere, il denaro e questa mancanza di solidarietà, questa incapacità di fare una rete comune tra le persone, qualcosa che stiamo sperimentando sulla nostra pelle. Quindi sono sicuro che chi ascolta questo spettacolo in qualche modo se ne va a spasso per la Londra vittoriana e poi ha delle incursioni nella contemporaneità che dovrebbero essere delle piccole spine al fianco che ti fanno un pochino stare scomodo su quella poltrona e te ne torni a casa magari con l'idea di dire porca miseria, voglio incontrare la prima persona per parlare, per fare qualcosa. Questa è la speranza di un teatro come rivoluzione, come cambiamento. È un Natale rinnovato dentro di noi. Un pretesto, ecco, il Natale come pretesto per guardarsi dentro e per ritornare a camminare con uno sguardo nuovo, abbandonare i falsi messaggi pubblicitari di una società di plastica che non è reale e che sta veramente mietendo vittime e riscoprire con la scusa del Natale la bellezza e la semplicità dello stare insieme, il calore dei rapporti familiari, delle amicizie, degli spazi di condivisione veri, non digitali, non virtuali, non Facebook, non WhatsApp, quelli sono mezzi di comunicazione rapida, utili, ma sono mezzi. Non sono realtà, quindi non 1.000 amici su Facebook, basta averne tre veri con cui poter parlare. Quindi a chi non ha visto lo spettacolo, auguro un Natale buono nel senso della bontà, non buono nel senso della convivialità che ci sarà sicuramente, ma una bontà, uno sguardo veramente più buono nei confronti degli altri e più aperto, più limpido nei confronti anche di se stessi.